il partito che vede tra le sue fila Luisa Lantieri. Allora, Filippo, insomma, in questi giorni non si capisce se Luisa è candidata, non è candidata, pare che sia candidata in una lista piuttosto che in un'altra. La voce ufficiale del segretario del PD cosa dice? Allora, io ti posso garantire che Nando Luisa è al 90% candidata. E stiamo aspettando le evoluzioni e quindi, come capisci bene, il PID sta col PDL, con Musumeci, a volte sta con Micichè, oggi c'è una dichiarazione, domani c'è un'altra. Allora, per evitare malintesi, per evitare, noi aspettiamo la conclusione degli atti di questi, dei vertici e quindi delle direttive, e poi ufficializzeremo noi, intanto che non c'è però una dichiarazione ufficiale del candidato di Luisa Lantieri, noi ci asteniamo da ogni riferimento. Allora, dico, Luisa sarà candidata, però non si sa in quale lista, se in una lista di appoggio a Musumeci o se in una lista di appoggio a Musumeci. Ma noi stiamo aspettando, siccome ci aspettiamo anche delle evoluzioni da Roma, che arrivano da Roma, perché pare che il centrodestra potrebbe anche ricombattarsi e andare tutto assieme, per cui cambierebbero anche gli scenari e cambierebbero anche le alleanze, capito? Quindi stiamo aspettando. Senti, che programmi avete secondo te? Come, cioè, Luisa ha lavorato in questi, in questo periodo, in questi anni, anche insomma con diversi esponenti regionali. Il vostro obiettivo è quello proprio di fare il deputato a Piazza Armerina, e questo nome, questo deputato ha come nome Luisa Lantieri, oppure è solo una candidatura, diciamo, politica? Sicuramente la nostra è una candidatura politica e sicuramente sarà radicata e impregnata sul territorio, perché Luisa Lantieri, candidata del posto, non può che garantire gli interessi della provincia, mi pare ovvio, no? Ascolta, Filippo, ti faccio una domanda, insomma, anche perché poi tutti, c'è uno che fa le domande deve fare anche delle domande scomode, te ne faccio una. Tu sai che l'UDC, insomma, sta lavorando in maniera piuttosto forte anche per avere una candidatura, è probabile che a Piazza Armerina ci sia anche un candidato dell'UDC. Sappiamo che Sebastiano è una figura politica piuttosto forte e a quanto pare, insomma, i due fratelli Lantieri, fratello e sorella, potrebbero prendere due strade diverse in questa competizione elettorale. Allora, questa è una domanda sicuramente scomoda, però io sono sereno anche nel risponderti. Politicamente, fratello e sorella sono due cose diverse. Luisa era dell'UDC, ora non è dell'UDC, ora è del PD, il fratello è dell'UDC, per cui se poi privatamente i due hanno un rapporto fraterno e sorelle, fraterno, quello è nelle normalità. Ma quello sarebbe bello. Ma politicamente io ti posso sottolineare che sono politicamente due cose diverse. Va bene, Filippo, ti ringrazio per questa telefonata, un abbraccio e forza Piazza Armerina, speriamo comunque di fare un buon risultato e di non fare borracciare, perché già se tu mi dici che al 90% Luisa si candida, già abbiamo quattro candidati certi. Venturino, ma per... guarda, io gradirei che tu dessi anche un altro messaggio di Fabia Sarmerina, dicendo che come molte candidature saranno, ma lo vediamo nei fatti, saranno solo di servizio, perché le liste che presenteranno il loro candidato non faranno manco il seggio, e comunque anche adesso che lo farebbero qui non passerebbero lo sbarramento a livello regionale, chiaramente l'unica credibile, ma è veramente l'unica credibile, è Luisa Lantieri. Io gradirei che tu questo lo scrivessi. Ma io scrivo quello che penso, non credo che tutte le liste... potresti anche scrivere una dichiarazione del segretario. Come tua dichiarazione, certo, questo sì, certo. Vabbè, ma l'hai detto, questa telefonata verrà registrata, quindi... tu come Filippo Liuzzo, segretario del PD, dici che la candidatura del PD non è una candidatura di servizio e può vincere, mentre le altre sono candidature di servizio che servono. Certamente. Ma lo vediamo nelle cose, nei fatti, lo possiamo leggere, e eventualmente anche in un dibattito potremo dimostrare che le candidature che sono in essere per ora sono tutte candidature. E vediamo magari nei prossimi giorni, appena le acque si calmano, appena si ha il panorama definito di tutte le candidature, di organizzare un bel dibattito anche per rendere viva questa città. Lo faremo così, bravo, è una cosa gravissima. Ciao Filippo, ti voglio bene, un abbraccio. Un abbraccio a te, ciao. Come si chiama?